Lo ha scritto nei cromosomi che sarebbe diventato un grande calciatore. Il padre è stato un nazionale dell'Uruguay e a lui l'ex commissario tecnico dell'Argentina Cesar Menotti, campione del mondo 1978, dice che sarebbe diventato forte come Passarella, un fuoriclasse della grinta. Paolo Montero sbarca in Italia nell'Atalanta, incrocia Marcello Lippi, che lo vuole nella Juventus 1996-97. Ne conosce il valore e sa che quella squadra, campione d'Europa in carica, ha bisogno esattamente di quel che l'uruguagio può garantire: forza e leadership, piedi buoni e cattiveria agonistica. Caratteristiche che Montero ha in grandissima misura e che nella Juve vengono esaltate. Perché Paolo è un guerriero che vive con una concentrazione senza eguali i grandi momenti di quella squadra. La finale di Coppa Intercontinentale a Tokyo, le tante sfide in Champions League, gli scudetti vinti e quelli mancati per un soffio. Ovunque e comunque lui c'è, con tutto se stesso, con quella passione divorante che lo porta a farsi in quattro per i compagni, a buttarsi nella mischia per difendere soprattutto Zidane, l'uomo che più protegge, e anche andare fuori dalle righe, come attestano le non poche espulsioni, vissute senza mai cercare una scusa o una scappatoia. Ho sbagliato, ne pago le conseguenze, mi assumo la responsabilità di quello che ho fatto. Questo è il Montero pensiero. Nessuno come lui sa essere uomo squadra, un trascinatore, uno che non si arrende per nessuna ragione al mondo fino a quando non arriva il fischio finale. Ha la cultura della vittoria, comanda la difesa con urla continue e indicazioni da libero di una volta, capace di vedere dal fondo lo sviluppo del gioco e di intuire subito cosa c'è da fare. Un'altra grande qualità di Montero è stata la sua capacità di integrarsi al meglio con i suoi compagni di reparto. Gli stessi con i quali lottava per conservare il posto da titolare trovavano in lui il primo alleato, l'amico in campo, quello che pensa sempre positivo. Come il giorno del 5 maggio 2002, quando la Juve vince lo scudetto più rocambolesco dell'era Lippi credendoci fino in fondo. Forse perché in quella squadra Montero non era solo un giocatore tra i più importanti, ma era un esempio da seguire, a partire da subito, come ha sempre detto. Sono diventato juventino il primo giorno che sono arrivato a Torino, quando mi sono reso conto di quanto la Juventus fosse odiata dal resto delle tifoserie d'Italia. Il loro odio io l'ho trasformato in amore per la Juventus, contro tutto e tutti. Quella maglia era una corazza, una maglia che ha indossato per 9 anni e 278 partite, tutte vissute alla Montero. 26-50, batte Zidane. Colpo di testa e gol! Gol della Juventus con Paolo Montero. Vedete l'esultanza del giocatore uruguaiano che viene felicitato da tutti i suoi compagni. Del Piero, pallone sul secondo palo, molto alto, eccolo il gol, Montero, 2-1 per la Juve, tutto in piedi la panchina, bianconera, grande gioia, gol importantissimo, sei stato un buon profeta Michelangelo. No, io sono più alto un tifoso, per cui spero sì, però ho visto concentrati i ragazzi e devo dire che per adesso mi stanno dando ragione. E Montero, dopo aver abbracciato tutti i compagni, va anche verso la panchina. Gran gol il suo. Paolo è un grande trascinatore. Un abbraccio con Giuliano, Marco Giuliano. Juve 2, Juventus 2, Porto 1. Le reti, il Clayton del Piero nel primo tempo, il raddoppio di Montero. Vediamo, dicevi... No, dicevo giusto, si è messo davanti col braccio per non far saltare il difensore. Ha colpito... Grande esperienza. È un duro vero Montero, ha l'espressione del cattivo, sa che anche attraverso questi aspetti si determina la differenza di valori fra una squadra e l'altra.
Ama i contrasti vibranti, l'agonismo portato ai massimi livelli, l'adrenalina che ti regala il campo da gioco. Non è un caso che i suoi gol siano quasi tutti nelle gare internazionali, in Champions League, quando la posta in palio è alta e spesso ci si gioca l'intera stagione in 90 minuti. Montero è un combattente che spinge compagni e pubblico con il suo esempio.